Bella perché benvenuti su No Mighty Mars, siamo qui con il nostro mitico FIFA e ancora più mitico il nostro Ronzo Clan. Siamo nella finale della Coppa Internazionale Europea contro il Nastic. Abbiamo vinto la semifinale per 2-0 contro questa squadra qui che non mi ricordo neanche come si chiama, anche perché è abbastanza strana, non l'ho mai vista né sentita. E per ora il Bari sta giocando abbastanza bene. Vi faccio un piccolo riassuntino di quello che abbiamo comprato. Allora, abbiamo preso ultimamente, nel gameplay precedente, questo Dalot, un TD che ha 19 anni, un 70 di euro, che quindi può crescere. Abbiamo pagato 3 milioncini, insomma, non pochissimo, ma però cresce, sperando che cresce bene. Purtroppo gli abbiamo dovuto mettere la clausola di rescissoria a 9 milioni e 7, se non ricordo male. E per forza, non ho potuto fare nemmeno a me queste cose che non piacciono. Abbiamo purtroppo dovuto vendere Martino a 2.650 e ne vale 2.2, quindi abbiamo venduto benino. A me sinceramente Martino mi piaceva e mi è dispiaciuto darlo via, ma dobbiamo fare l'intera squadra nuova tranne per 4-5 giocatori, compresa anche poi la riserva, quindi qualche rinuncia bisogna farla. E poi magari, non lo so, mi sarebbe piaciuto fargli finire la carriera, perché comunque lui ha 30 anni, fargli finire la carriera nel Bari, però, perché fondamentalmente gioca bene e mi sta anche simpatico. Però magari una volta che avremo un bel po' di soldarelli ce lo andiamo anche a riprendere. Poi abbiamo preso Cirien ha un 22 anni CC, che purtroppo pensavo fosse promettente, ma non lo è. In campo non sta facendo grandissime cose, anche su centrocampista, ma non vedo che ruba palla, non lo vedo molto presente. Quindi non so se mi fanno un'offerta, anche se abbiamo preso praticamente adesso, se mi fanno un'offerta me lo rivendo, buonanotte. Anderson non è male come difensore, 2.450 abbiamo pagato, 22 anni, però anche lui non si può allenare. A me questa cosa mi dà molto fastidio, perché io mi piace sempre comprare per poi un giorno farlo migliorare e poi un giorno magari anche rivenderlo, come abbiamo fatto con certa gente che insomma ci abbiamo guadagnato anche benissimo, tipo Cutrone, non mi ricordo quanto l'abbiamo pagato, ma benché giochi male, benché non mi piace, ora vale un 6 milioni. Poi abbiamo fatto un grande acquisto che era del Cagliari, Ang Kwang Song, detto Han Solo per gli amici. Attaccanti, c'ho 9 anni, già ho fatto credo i 3 partite, vabbè, a parte queste erano squadrette, perché diciamo nella Coppa Internazionale Europea c'erano tipo squadre russe, polacche, insomma, però mi sembra già fatto 5-6 gol, ragazzi. Questo viaggio come un treno, ha 19 anni, ragazzi, ha credo 71 di overall, 70-71, quindi ragazzi promette benissimo, poi è tanto che l'avevo adocchiato. Quindi vedremo. Tanto andiamo a farci la finale. Questa squadra l'abbiamo già battuta, quindi non è affatto forte. Ora, almeno che non abbia fatto nell'ultimo periodo 1,5 miliardi di acquisti in giocatori, abbia comprato Messi, Neymar, etc. Dovrebbe essere vinto. Siamo per assistere alla finale della Coppa Nastic, l'abbiamo già battuto, che decreterà la squadra vincitrice di questo spettacolare torneo. Scendono in campo due formazioni che hanno preso l'impegno veramente sul serio, non hanno mollato di un centimetro nelle partite precedenti. Mi aspetto una sfida avvincente. Ma c'è la coppa proprio? Pensavo ci fosse nemmeno, pensavo ci fosse la medaglietta. Io Dimitrischi Kakabaschi. Ma se non è spagnola? Ci sono tutti questi nomi qua russi? Ah, Fasa, questo c'è sul sedere, Tete Barriero, uno c'è sul sedere il nome, non è regolamentare. Vediamo la formazione titolare. Dimitrischi, Kakabase, Jete, Suzuki, Jimenez, c'è di tutto. Robustito il centrocampo rinunciando a un attaccante. Eddie, Fali, Mesa, Kakabase, Morente. Come Morente? Poverino. Barreiro. Ecco, per il Barry, Mikael, Dalot, Tonucci, Anderson, Sessego, Cirien, etc.
cosa Camuanzon, Gomez, Furlan, Mosquera. Andiamo, andiamo. E tengo sempre la formazione che tenevo in B. Accettazione, ragazzi. Ottimo. Ottimo. Ottimo, mamma mia. Mi fate paura quando fate queste cose qui, mamma mia. Bisognerebbe migliorare il fatto di levare il pallone agli avversari, non aspettare sempre. Lascia un secondo. Alla palla del vantaggio. Si ferma Azio, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Ma l'aveva parata. Sì, vabbè, era fuori gioco, però l'aveva parata, ragazzi. Non va bene. Perché queste vanno fatti. Vanno fatte queste. Ottimo. No, Gomez. Che bambini. Europea sulla quale calerà ufficialmente il sipario dopo la sfida di oggi. Di solito in questi casi si dice che si tratta dell'ennesimo trofeo di preparazione. Ma che trofeo di preparazione? Per me questa è la Serie A. Visto come le squadre ci tengano a non deludere i propri tifosi. Sono soldi. Capito, sono soldi. Interessa una pippa del trofeo. Ho soldi. Voglio i soldi, mi servono. Martasci e Pippi. Ragazzi, ma li finiamo di fare giochettini di flick e flock qui. Guarda che si pagano care ste cavolate, Grande Cirie. Io ho detto che non si faceva mai vedere. Si è offeso. Si è sentito pungolato nell'orgoglio. Ma perché io la passi così? Oh, questo come viaggio, ma chi è? Grande di Alot. Mi ha elevato al volo così, non si aspettava neanche lui. Oh. C'è il movimento dei compagni. La famo? Avanza a caccia del barco giusto. E la famo? Tiro, comoda uscita del portiere. Ah, se cominciamo a fare qualche tiro fatto bene. Vai che c'è, vai che c'è. Vai ma muoviti però, Kozak. È tutto solo. Dai, ma che cazzo. Ma come tiri, maledetto te? Ci siamo mangiati un gol fatto. E ci prendiamo anche il contropiede di questo infamone. E basta, hai rotto le balle. Ma che pensi di fare? Tutto te, vai via, vai. E arriva lui, si fa tutto il campo, fa gol. Occhio al suo movimento. Ecco. Grande Gomez. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Poteva aprire le marcature. Madonna. Qui, ma ha graziato il portiere. Beh, sì, ma che combinato. Ma che combinato. In questa circostanza. Sta per arrivare il momento del cambio. Casbaglia, è due che ci siamo mangiati. Guarda che poi dopo dobbiamo sostituire la gente, non ci abbiamo giocatori per farlo. Abbiamo delle schiappe immonde. Ci sono metri a disposizione. No, guarda questo. Ma guarda questo in mezzo a due. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Su. E muoviti, Sessego, su. Vai. Cosa? Ma mamma mia, la prende? Occhio, cerca l'area di rigore. Tra piedi cosa che si rallenta tutto? Boh! Vai! Maledetta a te, ti tronco le gambe! Prende cosa che si rallenta al tempo. Saranno due minuti di recupero come indica il quarto uomo. Buona la chiusura. Ma guarda, sono ignoranti questi.
Fermato dal difensore. Il primo tempo della Coppa Internazionale Europea. Più di così. Non vai andare a rigori, ragazzi. Non mi fate andare a rigori perché automaticamente perso. Stefano, inizia il secondo tempo della finale della Coppa Internazionale Europea. Sì, fra poco sapremo chi alzerà il trofeo. Dai, che me lo sento questo. Maledetto Kozak. Me lo cambiate Kozak, per favore, non ce la faccio più. Me lo cambiate, non ce la faccio più a vederlo. Su. No. Cutrone. Vai. Fa schifo anche lui, ma perlomeno è fresco, qualcosa combinerà. Difesa avversaria piazzata male qui. Dai, ma come le perdi ste palle? Su! Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ma che la passi! Intercettando il lancio. Io Gomez ti distruggo la carriera, ti distruggo la carriera io Gomez. Gomez, che Gomez, cosa? Può vicina e c'è il tiro! Nulla di fatto, ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. Ah, levati. Si preparano al cambio. Tonucci. C'è una voce importante di mercato. Milan Pjanic. Potrebbe finire c'è sempre Ha dimostrato il suo valore in campo. È normale che abbia attirato l'attenzione da parte di diversi club. Occasione per passare in vantaggio. Cutrone! Io l'ho detto ragazzi, l'ho detto nel gameplay precedente, se Cutrone fa due gol e ci fa vincere la finale non lo vendo più. Io l'ho detto, Andate a vedere il gameplay precedente, l'ho detto. E lo mantengo. Sicuramente questa la sbagliava sempre. Se ne fai due io ti tengo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Oh, la Modosca l'ha ucciso. Vai Anson, però tira fuori le pelotas Anson, perché contrasto riuscito, palla che Anzolo tira fuori le pelote, perché dal momento sei un po' scarichello, sei partito, hai fatto 20.000 gol in 3 partite. 5 gol ne hai fatto in 3 partite, 6. Occhio al suo movimento. Ma andavi tranquillo. Busellato. No, ma perché gli vai dietro? Ha detto Nucci, però c'è sempre. Sì. Fa giochini, fa giochini. Busellato. Casa tua li fai. Ha spazio per andare. Qualcuno, io non vedo nessuno. Qualcuno, non mi lasciate solo. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Bello, no! Era suo! Ci sono metri a disposizione. Ecco il tiro. Sì, a che me lo tiro? Ci vuole il coraggio. Dalla porta, difesa dal portiere. Vai, Sesco Scalera, ora cominciano a entrare. Per lui può essere utile. Gli scarzoni del campionato, adesso sì che siamo a posto. 77esimo. Ecco. Ne arrivano. Ottima la verticalizzazione. Ehi, tua porca. Che rischio. Corri Petriccione, per l'amor di Dio, corri, tutti i soldi che ti ho dato, corri Petriccione, cosa fai? Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Cutrone, se ne fai un altro ti tengo. Può colpire da lì. Ah!
No, no. Può metterla da lì. Rivediamo la conclusione dell'attaccante. Qualunque cosa volesse fare gli è riuscito davvero male. Non so nemmeno io. 88esimo. Questo cambio ora di fa. Di fuori cambi, soltanto 88esimo. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Tenetela il più possibile. Si andrà avanti a giocare per altri 2 minuti. Occhio, cerca l'area di rigore. Va con il possesso palla. Beh, perdiamo tempo. Finita! Il gol di Cutrone, abbiamo vinto con il gol di Cutrone. Io avevo detto se ne faceva 2 ne ha fatti 1. Quindi diciamo che lasciamo in sospeso Cutrone per il momento. Squadre più avanti di altre, dipende da come hanno impostato le fasi di carico in vista della e abbiamo vinto anche la finale, ragazzi. La Coppa Internazionale Europea è stato un torneo interessante, la squadra vincitrice mi è apparsa già a un buon livello di preparazione. Sì, Pier. Spesso in questo ma chi è quest'altro portiere che non l'ho mai visto in vita mia? Dipende da come hanno impostato le fasi di carico in vista dell'avvio della stagione. Che figata. E due in vetrina di coppe. Serie B e Coppa Internazionale Europea. E due. Sempre capitano. È il momento della classica foto di gruppo con tutta la squadra e soprattutto con la coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì. C'è che bestia, eh? Nonostante sia infortunato. Dai, riguardiamo il gol di Cutrone. Mi rischia la sbagliata grossa. Altro tentativo. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. E c'è il mister in porta. Il suo valore in campo, è normale che abbia attirato l'attenzione. Occasione per passare in vantaggio. Non avrei mai detto che Cutrone facesse il gol della vittoria in finale. L'uscita del portiere di pugno. Mamma mia, che rischio. Che rischio. Va bene ragazzi, quindi io vi ringrazio per la compagnia, abbiamo vinto la finale, quindi meglio di così. Abbiamo in vetrina 2 belle coppe, peccato che sai cosa manca a questo gioco qui? Una vetrina dove magari far vedere tutte le coppe vinte in carriera, sarebbe molto carina. Tipo un medagliere, sarebbe carino. Quindi ragazzi, io va bene, dai ragazzi, vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo per il mercato. Questo punto di gennaio, e come sempre iscrivetevi al canale, è tutto, alla prossima.